Ciao a tutti, abbiamo aperto in gran segreto la piscina di Vignano e qui abbiamo la divina dell'apnea, Alessia Zecchini. Non potrò mai dire tutto quello che ha vinto, ma tanto per capire, per chi non ha proprio dimestichezza con i numeri, 17 medaglie d'oro ai campionati del mondo e 35 record del mondo. Cosa è successo in questa piscina, Alessia? Mi ha regalato tantissime emozioni e la più grande sicuramente è stata quando ho toccato proprio quel muro dei 250 metri. Sono stata la prima donna che riuscì a toccare quel muro in una gara emozionante, dentro di tre record, bellissimo. Allora, 250 metri in apnea in questa piscina, la prima donna che ha toccato il muro dei 250 metri. Tu ti ricordi cosa è successo quel giorno? Durante il protocollo di uscita, dove l'atleta deve rimanere cristallino, stavano per darle un give me five, è vero o no? È vero, ha rischiato veramente tantissimo. E lì avrebbe rischiato la qualifica se quel give me five arrivava, vero Alessia? E dimmi un'altra cosa, ma questa atleta qui, la conosciamo tutti, ma è talmente versatile, talmente atleta, talmente stupenda, che è eccelsa anche nelle discipline in mare. Raccontaci un po'. Beh, diciamo hai che fatto il mio amore, tutto? Sì, l'amore più grande è proprio in mare, quindi mi piace tantissimo scendere in profondità in tutte le discipline. Cioè, tu non te ne fai mancare una. No. La prima donna al mondo in free immersion che ha raggiunto i 100 metri, sto dicendo giusto? Giustissimo. Alessia, io sono incantata. Io amo Alessia come atleta perché è sempre con questo sorriso stupendo e ama fino in fondo quello che fa. Alessia, grandissima, grazie. Ciao a tutti, grazie.